È stata veramente una giornata meravigliosa. Io ero molto in apprensione in questi giorni per questa giornata, invece è venuta stupenda, grazie a loro, soprattutto grazie a quelli della Proloco, che hanno creduto in questo progetto e quindi hanno dato vita a un nuovo percorso. Ecco, allora, il percorso di oggi è stato coordinato da Pietro Corvi, ma il percorso futuro l'ha tracciato prima Emanuele, andrà avanti, la mostra rimane qua. Non l'abbiamo detto, io l'avevo anticipato all'inizio pensando che voi ne avreste parlato. Come è nata questa storia? Ah, certo. Io in due parole, diciamo fisicamente oggi è stato reduce. Però c'è una premessa. Allora io ti lascio il microfono e... Esatto, la premessa è questa. Dopo la dipartita di Enrico, io ho preso il laboratorio di Enrico. La mia idea era quello di riuscirlo a mettere in una struttura, in una qualche situazione in cui potesse essere visibile e usufruibile soprattutto tutto il suo lavoro. E quindi comincio a cercare. Ho una mia paziente che è la presidente della provincia di Bologna, la quale mi dice bellissimo, bellissime idee, iniziamo tutto questo percorso, troviamo la sala, troviamo il posto, cade la giunta. E quindi riparto di nuovo a un certo punto con una fondazione bancaria, anche lì ricomincio tutta la fila, di nuovo si sfila. Vede che Enrico non voleva andare lì, voleva venire e qui. Allora io ne parlo con lui e gli dico: ascolta Patrizio, te mi devi aiutare, io ho questo laboratorio, te, eccetera, se ti capita. Era disperato. È disperato, veramente, perché mi piangeva il cuore. Mi piangeva il cuore avere sto laboratorio, insomma, per quello. Lo dico lui, dico ascolta, perché avevo conosciuto. È stata la soluzione. Lo dico lui, dico ascolta, se ti capita, un giorno mi telefona e mi dice: ciao, la SID, che sai che ho trovato forse una situazione in cui il laboratorio potrebbe trovare una sua vita? E mi racconta. Mi racconta, io avevo conosciuto Marco Rocchi, l'avevo intervistato in un'occasione, in una puntata di Linea Verde, parlando anche di alchimia là da Domenico Cagliostro, che non era un alchimista, era un mago, era bene, poi ne avevo parlato anche con Mietta Corbi, non dico di salire su, per carità, ma almeno venire qua potresti, così ti vedono. Ecco. E ho proprio fatto anche Mietta di Marco, insomma tutto un casino, alla fine tu hai trovato la soluzione. Sì. Niente avviene per caso, e tra una chiacchiera e l'altra sul set di Linea Verde, Patrizio mi ha parlato di questa possibilità, di questo progetto. A me è venuto in mente che qui, nella mia provincia, io vivo a Pesaro, c'erano questi amici della Proloco che avevano questo splendido contenitore simbolicamente altissimo, vuoto o comunque con ampi spazi, e ho trovato un entusiasmo straordinario, entusiasmo loro, entusiasmo di Erus, entusiasmo della famiglia, è un connubio che è nato così, spontaneamente. Bene, il catalizzatore. L'enzima. Il microbiota. Adesso devo guardare su Wikipedia cos'è un enzima. Secondo me un enzima è una cosa che ha a che fare con gli Escherichia coli. Comunque va benissimo. Dai, andiamo a fare il convivio, grazie a tutti, è stato un bellissimo pomeriggio e grazie davvero a Sasso Corvara.